Siete sbragati nella vostra fantastica piscina? O siete sulla spiaggia immersi dalle bolle di sapone? Oppure state per andare a pranzo, siete in montagna o al lago, ma a un certo punto vi guardate intorno e dite: ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è questo profumo di carta, di stampa, di inchiostro? Ma sono le due e questi sono gli acquisti fumettosi della settimana! Ebbene sì, ragazzi, sono passati altri 7 giorni, ma noi siamo ancora qui, imperterriti, invincibili per questi acquisti fumettosi. Vediamo questa settimana che cosa ci riservano l'edicola e la fumetteria. Cominciamo con il numero 62 di Tex Classic. Continua la ristampa completa a colori di tutte le avventure del Ranger più famoso d'Italia. Eccolo qua. Adesso gli andiamo a dare un'occhiata veloce, giusto per riassaporare e per affondare di nuovo gli occhi nelle splendide tavole di Aurelio Galeppini. Ed eccoci qui, ragazzi, come dicevamo, con il numero 62 di Classic Tex. Eccolo qua, giusto una sfogliata per andare di nuovo a riassaporare le fantastiche tavole di Galeppini. Le origini di Tex. Gli albori di Tex, bellissimi, tutti a colori. Potete ancora recuperarla perché si trova a pochissimi soldi. Sono usciti solo 62 numeri ed è la storia del fumetto più venduto in Italia da sempre. Quindi, per gli amanti del fumetto, per gli amanti del western, Tex Willer è sempre stato un punto di riferimento. Questa è la copertina del numero 63 che sarà in edicola dal 19 di luglio. Tex attacca. Bellissima, questa è proprio una delle scene classiche proprio dei combattimenti corpo a corpo di Tex. Ma questo era Traccia Tragica, sempre a menare le mani Tex, tutto a colori, 14inale, 3,20 euro, Tex Classic. E poi abbiamo il Topolino numero 3319, eccolo qua, incelofanato perché c'è la nuova edizione del Papersera. Attenzione, notizie, 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 c'è il Papersera. Ed eccoci qua, apriamo questo nuovo numero di Topolino, appunto il 3319. Lo andiamo ad aprire perché c'è una copia nuova del Papersera e il nostro Topolino. Allora andiamo subito a dare un'occhiata alla copia del Papersera. E allora ecco qua, dove è finito Paperone? Attenzione, Paperone è scomparso. Questa è la storia a puntate che ci occuperà per le prossime 5 o 6 puntate, che sarà un crossover molto interessante tra Paperi e Topi. Paperi e Topi. Tra Paperi e Topi che si crossoveranno, che si crossoveranno e praticamente niente, saranno tutti uniti alla ricerca di Zio Paperone, alla ricerca di Zio Paperone. Vediamo se c'è qualche altra notizia interessante. Autosuggestione o autogestione, possibilità di carriera, insomma, vabbè, ci sono vari articoli. Chi l'ha visto, torna a casa principale, insomma, tutto incentrato appunto sulla scomparsa di Paperone. Zio Paperone e la numero 1 sono scomparsi. Ci appelliamo a tutti, aiutateci a trovarlo. Eccolo qua, ragazzi. Questo è il numero del Papersera, edizione speciale, che è allegato al Topolino 3319. Che adesso però andiamo a vedere. Andiamo a vedere questo Topolino 3319. Eccolo qua. Missione Zione. Dove è finito Zio Paperone? Eccolo qua, attenzione ragazzi, queste proprio hanno fatto le cose in grande. Guardate qua, breaking news, dove è finito l'Opzione? Scomparso, aiutateci a trovarlo. Eccolo qua. Allora, andiamo a vedere prima storia. Eccolo qua, l'enigma della lettera dal passato, il mistero dell'esploratore. Sceneggiatura e soggetto di Marco Bosco, Marco Mazzarello ai disegni. Eccolo qua. Eccolo qua, questa dovrebbe essere la prima delle storie appunto della scomparsa di Zio Paperone. Giusto? I Paperi scoperanno altri indizi, finale alleanza tra Bassotti e Amelia, poi interverranno i topi, insomma, sembra essere una cosa molto molto interessante. Raccogli gli indizi e partecipa al concorso. E i premi sono fighissimi, una GoPro 7, un tablet Lenovo. Le Bose, una Twitch, una Switch e
Veramente, veramente carini i premi, insomma. Oh, guardate anche dietro, addirittura anche un Google Home. Bello, 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 ragazzi. Trovate tutto sul Topolino di questa settimana per partecipare a Missione Zione. Ecco qua, questo è il coupon da compilare e conservare fino al numero 3322 per appunto raccogliere i bollini, mandare tutto quanto e cercare di vincere i premi. Dopodiché abbiamo Zio Paperone, fuori classe suo malgrado, soggetto, sceneggiatura e disegni di Enrico Faccini. Quindi ha fatto tutto, tutto da solo, tutto da solo. Ci sono degli energumeni in costume che si lanciano una palla, ok. Topo Mystery, la collana dei gialli, destinazione Namib, bellissimo questo reportage, tutto da leggere. E poi qui abbiamo Super Pippo e il mistero Rock Hill. Soggetto e sceneggiatura di Gabriele Mazzoleni, Lucio Leoni ai disegni. Eccolo qua, Super Pippo. Era tanto che non leggevo, che non leggo una storia di Super Pippo. Vedremo se è all'altezza del mitico supereroe in calzamaglia. Sembra disegnata anche abbastanza bene. Eccolo qua, Ragno in vacanza, quello che dicevamo prima, Far From Home. Poi abbiamo I Bassotti in Dolci Evasioni di Giorgio Fontana, disegni di Andrea Malgeri. Vabbè, questa è una delle storielle al centro, molto semplici. E poi abbiamo Topolino e il contorno degli otto mari, Portmouth, Mar dei Caraibi. Oddio, sembra interessante come ambientazione, di Matteo Venerus, disegni di Davide Baldoni. Sembra interessante, ambientazione piratesca, quindi insomma mi sembra veramente veramente carina e disegnata anche molto bene. Quindi la storia mi intriga, ragazzi. Navi, pirati, carina, vediamo se finisce. Sì, credo che finisca. Sì, bellissima, bella, quelle a tema piratesca mi piacciono molto. Dice straordinario, Pellegrino, se potete, 3 luglio in 10 località di mare della Riviera di distribuire il paper news dedicato a Missione Zione. Attenzione, quindi se vi trovate al mare in quelle zone riceverete appunto questa copia del paper sera. Ed eccoci qua l'anteprima del prossimo numero, tutto ghiaccioli e angurie, il 3320. E non vi dimenticate che il 3321, qui sotto avete il bollino per partecipare a Missione Zione. E non vi dimenticate che dal 3321 ci dovrebbe essere, in onore dei 50 anni della missione della Luna, la figure di Topolino astronauta, molto 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 bella. È uscito il DVD e il Blu-ray di Capitan Marvel. Attenzione ai mici, e chi ha visto il film sa di cosa parlo. Eccolo qua, abbiamo visto il Topolino 3319, dove comincia Missione Zione. E poi siamo arrivati a Zagor, le origini numero 2. Mi dicono cose splendide, io ancora non ho letto il primo, mi dicono cose veramente splendide di questa miniserie da 6, se non sbaglio, e, insomma, in formato audace, formato un po' più grande, più basso, vignette che escono fuori dagli schemi, insomma, chi vuole scoprire le origini di Zagor, questa è la serie da non perdere. Ed eccoci qua con il numero 2 di Zagor, le origini, tutto a colori, bellissimo. Andiamo a dargli un'occhiata, veramente veramente bello. E questa nuova grafica di questi fumetti Bonelli, devo dire che non mi dispiace, i disegni sono splendidi e si scoprono tutte le origini dello spirito con la scure. Eccolo qua, veramente molto bello. Io ancora non leggo il primo, ma mi dicono un gran bene, quindi piano piano lo leggerò, tanto non sono tantissime pagine, quando mi metterò farò papam, uno e due insieme. Qui c'è la pubblicità del numero 4 di Zagor Classic, e dietro vediamo la copertina del numero 3 di Zagor Le Origine, il demone cannibale. Sembra molto molto bello anche questo, che sarà in edicola il 27 di luglio. Eccolo qua, questo era il giuramento, Zagor Le Origini numero 2. E siamo qui al numero 2 di Odessa, forse il fumetto più controverso degli ultimi anni, anzi leviamo il forse, sicuramente sono rimasto forse uno degli ultimissimi difensori di Odessa. L'ho appena sfogliato questo qui, adesso ve lo faccio vedere, lo sfogliamo insieme. Io continuo a difenderla, leggerò questo numero 2, il 3, il 4 e poi tireremo le somme. Per il momento io difendo Odessa,
difendi Odessa insieme a me. Ed eccoci qua, ragazzi, con Odessa numero 2. A me questo fumetto è piaciuto, gli voglio dare una chance. Sono rimasto forse l'ultimo sostenitore di questo fumetto, uno degli ultimi almeno. Eccolo qua, i disegni mi sembrano splendidi, la grafica e i colori come sempre. Vedremo se la storia darà ragione a me o darà ragione a decine e decine di detrattori che fino ad oggi lo stanno massacrando. Io continuo a prenderlo perché mi intriga, perché adoro le sfide, guardate questa splash, perché adoro le sfide, perché mi piace appunto che mi piace poi quando si va controcorrente. Quindi voglio vedere, poi magari fra il quarto o quinto numero dirò: ragazzi, fa schifo, non vale la pena, eccetera eccetera, però una chance gliela voglio dare. Eccolo qua. Ah, e ragazzi, dal 14 giugno è uscito il numero 1 di Darwin, ma chi segue il canale Gli Acquisti Fumettosi lo sa già, perché lo abbiamo già visto nel dettaglio. E qui abbiamo la pubblicità del numero 3 di Odessa, che sarà in edicola dal 26 luglio. Questo era il numero 2 del nuovissimo fumetto Bonelli, Odessa. Come prima di tutti i film Marvel in uscita, ecco qua il prologo a Far From Home, un film che sto attendendo veramente, veramente con ansia. Quindi questo volumetto, che costa 4,80 euro, ma è un bel volumetto, devo dire che è un bel volumetto, adesso ve lo faccio vedere. È di avvicinamento appunto a Far From Home, che uscirà fra pochissimi giorni. Ma ci siamo, ragazzi, ci siamo, è quasi al cinema Tom Holland con questo nuovo capitolo di Spider-Man. E devo dire che la mia trilogia preferita rimane quella di Sam Raimi, però questo nuovo reboot con Tom Holland non mi dispiace, sono sincero, non mi dispiace, e questo in particolare lo attendo con ansia. Ah, ragazzi, non vi perdete, perché arriva la recensione delle nuove figure di Hasbro proprio da Far From Home, delle cose capito, no? Quelle fighe. Ed eccoci al prologo di Far From Home, e praticamente è una raccolta di storie che ci introducono ai personaggi e agli eventi che ci porteranno al cinema a vedere Far From Home. Eccolo qua, devo dire, è disegnato veramente molto bene e anche molto corposo come volume, perché sono tante 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 pagine. Adesso poi vi dirò perché, guardate, ci sono tante storie, ma c'è anche, guardate qua, questa qui che è ovviamente molto molto vecchia, con gli splendidi fantastici disegni delle origini. E quindi praticamente niente, vi spiegherà, ecco qua, vedete, ci sono tutte le storie di varie epoche per spiegarvi i rapporti appunto tra tutti i personaggi e Spider-Man che troveremo in Far From Home. Allora andiamo a dare un'occhiata, perché abbiamo Spider-Man Far From Home preludio parte 1, maggio 2019, poi abbiamo Trappola per un terrorista 1971, I misteri dei morti da Amazing Spider-Man 311 dell'89, quindi avete delle storie che oscillano tra il 71 e il 2019. Devo dire che se siete amanti di Spider-Man e se siete con me ansiosi di andare a vedere questo Far From Home, beh, questo preludio da collezione, da avere in collezione appunto, non si può perdere. Il volume è a 4,80 euro, ma è anche un bel volumetto spesso brossurato, quindi insomma vale la pena, ragazzi. E Doctor Strange arriva al numero 11, sono rimasto un po' di numeri indietro, mi devo mettere sotto a leggere, e andiamo a dare un'occhiata a questo spillatino del nostro Dottore Strano, Strange. Ed eccoci qua con Doctor Strange numero 11. Diamo un'occhiata veloce ai disegni così al volo, perché io sono rimasto un po' indietro e non mi voglio spoilerare più di tanto, quindi io sto cercando di guardarlo con mezzo occhio, mezza pupilla. Non mi sta dispiacendo questo Doctor Strange. E questa è la copertina di Doctor Strange numero 12, che sarà in edicola il 1 di agosto. Mi sbaglio, ragazzi, o quello dietro è Galactus? Andremo a scoprirlo prossimamente. Qui abbiamo Avengers Senza Ritorno, un volume a luglio in edicola. Ma questo che abbiamo visto era il numero 11 di Doctor Strange, con questa, devo dire, intrigante copertina. Eccola qui la serie più acclamata del Fresh Start, l'immortale Hulk, che giunge al numero 12 con questa splendida copertina.
e niente, andiamo a vedere, andiamo a sfogliarlo senza spoilerarci tanto, perché pure qui sono rimasto qualche numero indietro. Le colpe dei padri, il numero 12 dell'immortale Hulk, dopo la discesa all'inferno che abbiamo visto la settimana scorsa. Devo dire, serie abbastanza impegnativa a livello emotivo, a livello psicologico, molto 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 bella, disegnata molto bene. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Attenzione, attenzione. Io l'ho sfogliato al volo, ragazzi, perché sono rimasto un po' indietro. Questa è la bellissima copertina dell'Immortale Hulk numero 13, che sarà in edicola dal 18 luglio. E questo appunto è il reboot di Daredevil che andremo a vedere dopo. Eccolo qua, questo era Le colpe dei padri, Ewing, Bennett, Nguyen, numero 12 dell'Immortale Hulk, 2 euro, versione sottiletta. Ed eccolo qua, il numero 1 del nuovo reboot, del nuovo fresh start di Panini, il numero 1 di Daredevil. Esiste anche una variant che però non ho fatto in tempo a prendere, vediamo, deciderò se recuperarla. E niente, quindi andiamola a dare un'occhiata, perché ehi, comincia qui. Ed eccoci qui al numero 1 di questo nuovo Fresh Start Panini, inizia da qui Daredevil, conosci la paura, Zdarsky Checchetto, eccolo qua. E io non ho mai letto Daredevil, ho visto i film, non ho mai letto Daredevil, quindi mi intriga molto andare a scoprire qualche cosa appunto di questo personaggio attraverso i fumetti. Quindi quale migliore occasione di questo fresh start, di questo inizio nuovo? E allora lo andiamo a vedere piano piano, poi magari in Nuvole Ballerine ne parleremo. Questa è la pubblicità del numero 2 di Daredevil, bellissima copertina, che sarà in edicola dal 1 agosto. Questo era il numero 1. Ditemi se ne vale la pena la cover variant, perché io non l'ho vista bene in quanto non c'era in fumetteria. Se secondo voi vale la pena prenderla la variant, anche perché credo che la copertina di questo volume sia disegna, madonna quanto scrivono piccolo, perché credo che la copertina della variant sia disegnata da Checchetto. Mi devo documentare, ma mi sembra di sì. E Daredevil numero 1, conosci la paura, inizia da qui, fresh start di Daredevil, un altro numero 1. Ed ecco qua, chiudiamo con il numero 4 della storia del West, questa epopea incredibile della storia del West. Abbiamo saltato il 3 perché a mio edicolante non si sa, è sparito il 3, ogni tanto qualcosa succede di strano nelle distribuzioni delle edicole, quindi recupererò il 3, magari lo vedrete insieme al 5. E questo è il numero 4, ve lo faccio sfogliare perché vi voglio far venire voglia nel caso voi non abbiate ancora deciso di comprare questa pietra miliare del fumetto italiano. Ed eccolo qua, il numero 4 della storia del West, tutto a colori, tutto a colori, giusto, guardate che tavole ragazzi, guardate che tavole nello splendore del colore, giusto per farvi venire voglia nel caso voi non abbiate mai letto questa storia e non l'abbiate mai vista e non stiate prendendo appunto questa riedizione a colori magnifica in edicola, e quindi insomma vi voglio invogliare magari a riscoprirla e a prenderla in questa veste splendida e a tuffarvi in un'epopea western che è uno dei capolavori del fumetto italiano, ragazzi. In questa edizione a colori è veramente splendida. Questa è la copertina del numero 5 che sarà in edicola il 6 agosto, tutto a colori. Questo invece era il numero 4, tutto a colori, Gli Invasori. Ed eccoci qui ragazzi, anche questa settimana delle cose devo dire molto 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 interessanti, controverse, particolari, edizioni speciali, come appunto il prologo di Far From Home, insomma c'è anche questa settimana delle cose interessanti da vedere e delle cose interessanti che mi potete commentare qui sotto. Nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale, ma nella schermata finale e nell'info box trovate www.8-bit.eu, il sito del canale che mi riprometto di ampliare sempre più, dove potrete trovare direttamente intanto l'accesso diretto a tutti i miei social, cioè a tutti i social di 8-bit, e intanto trovate il mio primo articolo scritto per il sito. Vi ricordo di seguirmi su Twitch perché a 50 follower faremo delle live rubate nei negozi di giocattoli, nei mercatini, andremo a spiare in giro di nascosto. E se avete Amazon Prime vi potete addirittura iscrivere appunto al canale Twitch senza spendere un euro.
Ok, ragazzi, questi erano gli acquisti fumettosi di questa settimana. Se non sbaglio, la 30ª, ma lo scoprirete nel titolo quando lo metterò. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.